L'associazione Parkour Piacenza ha soffiato su 10 candeline e due lustri sono passati anche per i ragazzi che l'avevano fondata, tra i pionieri in Italia. Hanno 30 anni, uno sta per sposarsi, l'altro è ragioniere, studia sceneggiatura, un allenatore, l'altro fisioterapista. La passione è quella di allora, ma il pensiero è adulto. Mai una frattura, com'è possibile? Non per sola autoconservazione, perché hanno scelto buoni maestri e studiato tanto. Dicono che il parkour è in antitesi al tutto e subito contemporaneo e ora che questa bolla si è rotta sentono di poter dare qualcosa. È stato il coronamento, diciamo, il raggiungimento di un percorso appunto lunghissimo che ci ha portato a fare, a viaggiare in giro per il mondo, a insegnare in tantissime scuole, a partecipare a eventi di ogni genere possibile e immaginabile, anche a fare raccolte di beneficenza e a collaborare con la società, con la nostra città, in tutti i settori dove siamo riusciti a entrare, e che adesso con la questione Covid diciamo che ha trovato una nuova spinta, nel senso che in un periodo come questo in cui tutti sono costretti a stare in casa, in cui un pochettino stiamo perdendo i contatti, la Parkour Piacenza ha deciso che era il momento di ridare ancora più spinta a quello che facciamo, ridare per primi l'esempio, riconnetterci alla città attraverso appunto la nostra disciplina. Un percorso vero e proprio basato sulla preparazione, sia fisica ma anche specialmente mentale. Bisogna essere forti nel corpo ma anche nella mente, perché gli ostacoli non sono solo i muri che ti trovi davanti tutti i giorni, ma anche quelli che ti puoi trovare nella vita, quindi sul lavoro, nello studio. Siamo capaci di vincere in qualsiasi circostanza con il giusto impegno, per cui porsi un obiettivo e raggiungerlo attraverso il forgiare se stessi per diventare la persona che si può diventare. Se ci si affida a chi ha tanti anni di esperienza, ovviamente si cresce più velocemente e si cresce meglio, secondo me. E questo ovviamente per qualsiasi adolescente può essere uno strumento fondamentale, incredibile.